Sì, credo che questa giornata mondiale dell'alimentazione vissuta qui a Teramo possa essere una grande occasione per prendere consapevolezza che si fa tanto, ma possiamo fare ancora di più. Ci sono soprattutto nel settore agricolo alimentare tante realtà, a cominciare dall'università dove c'è il corso di laurea in agraria nell'ambito della facoltà di bioscienze, ma poi ci sono c'è tutto un mondo di aziende agricole impegnate in questo settore che sono davvero una grande speranza. Noi vogliamo che in questa occasione ci sia davvero un riconoscimento di attenzione verso la terra, i frutti della nostra terra, perché c'è davvero la possibilità di, attraverso i processi di coltivazione, di usufruire dei doni importanti per la nostra alimentazione. Ma anche poi la nostra salute, l'eccellenza passa attraverso una corretta e sana alimentazione. Ecco, il convegno che proporrà la Caritas avrà proprio come questo tema un'educazione all'alimentazione, diventa anche una grande occasione di prevenzione e soprattutto di sviluppo, perché aiutare le persone a star bene e dunque significa anche mettere nella condizione di guardare avanti al futuro. Ecco, questo recupero dell'amore per la terra, di ringraziare, noi celebreremo la Santa Messa il 25 ottobre con la Cor Directe, proprio per ringraziare il Signore per i grandi doni, però naturalmente occorre una maggiore competenza e una maggiore attenzione, e io spero che unendo le forze accademiche e della ricerca si può, e anche imprenditoriali, perché abbiamo tante possibilità, le nuove generazioni possono scoprire il mondo dell'agricoltura come un luogo per investire i propri talenti.